Eccoci ritornati in diretta. Dunque, come abbiamo detto all'inizio, celebriamo oggi la 31esima giornata dei missionari martiri, una giornata importante nel giorno in cui appunto si ricorda la figura di Oscar Romero e questa mattina, come anticipavo, vogliamo ricordare Don Andrea Santoro, sacerdote Fidei Donum della diocesi di Roma, missionario in Turchia. Stiamo vedendo la foto, ucciso il 5 febbraio del 2006 mentre si trovava in preghiera nella sua parrocchia in Turchia. Lo vogliamo fare attraverso la testimonianza del dottor Matteo Lariccia, che lo ha conosciuto personalmente. Innanzitutto, buongiorno dottor Lariccia e grazie per essere con noi. Buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Io partirei con una domanda secca, ecco, chi è stato per lei Don Andrea? Don Andrea per me è stato un padre, un riferimento molto importante nella mia vita. L'ho conosciuto da bambino, avevo 8 anni, quando venne per la prima volta nella mia scuola a insegnare religione. E erano degli anni in cui non c'era quasi il quartiere, la scuola era abbastanza isolata, si stava formando un po' anche la struttura sociale della stessa parte di Roma in cui Don Andrea è arrivato. La parrocchia non esisteva e Don Andrea coinvolse me e altri ragazzini, bambini di quell'età, e progressivamente tutto il quartiere si mosse per partecipare alla costruzione di questa chiesa. Prima ancora che di mattoni, di persone. E da allora per me è cominciata un rapporto non sempre come un rapporto tra padre e figlio, anche un rapporto con qualche conflittualità, con qualche difficoltà, ma che in realtà è stato per me un rapporto determinante per la vita, che mi ha salvato, mi ha accompagnato, è stato sempre per me un riferimento, o come assimilazione, oppure come presa di distanze, è stato sempre una persona determinante. E quel 5 febbraio di 17 anni fa, Don Andrea, scusate, è stato strappato alla vita mentre faceva probabilmente quello che più gli era caro, quella che poi è l'essenza stessa della vita di una persona che è sacerdote nel nome di Cristo e che ha a che fare anche con le persone, il pregare, perché la preghiera ha contraddistinto la vita di Don Andrea, un desiderio importante, quello di mettere i fratelli sui passi di Gesù. Lo abbiamo ascoltato anche dalla sua testimonianza. Ecco, quello che le vorrei chiedere, secondo lei, come ha attuato questa missione? Ecco, perché Don Andrea aveva anche un carattere particolare, molto, molto bello, molto interessante. Dunque, Don Andrea, io ricordo perfettamente quel 5 febbraio, era il pomeriggio, erano per noi le 3 di pomeriggio, mi telefonò un amico carissimo per dirmi, per avvisarmi, mi telefonò dicendo: "Hai sentito io Don Andrea?" E io risposi seccamente, senza neanche esitare un secondo: "Lo hanno ucciso." Per me era molto chiaro che Don Andrea affrontava questo pericolo, era abbastanza chiaro dalle sue lettere, ma era abbastanza chiaro anche dal suo carattere, perché Don Andrea era una persona che amava la verità ed era fedele fino in fondo alla sua missione, per cui non si risparmiava ed era pronto, come anche testimoniano le sue ultime letture, ad affrontare questa evenienza. L'ha affrontata con consapevolezza e così era in tutta la vita. Lui era così, era una persona determinata, che aveva paure come chiunque altro. In quel periodo la paura era particolarmente accentuata perché le minacce si facevano sempre più ricorrenti. Però nello stesso tempo era fedele alla sua missione ed era fedele alla verità. Io voglio citare un breve passaggio, uno scritto di Don Andrea. Il vantaggio di noi cristiani, scrive Don Andrea, sapete dove sta? Nel credere in un Dio inerme, in un Cristo che invita ad amare i nemici. Questo è il vantaggio dei cristiani. Il nostro vantaggio sta in un Vangelo che proibisce l'odio, l'ira, il giudizio, il dominio. Il nostro vantaggio sta in un Dio che si fa agnello e si lascia colpire per uccidere in sé l'orgoglio e l'odio. Ecco, io credo che questa sia un po' una sintesi,
di ciò che Don Andrea è stato e di ciò che la vita di Don Andrea in qualche maniera ha rappresentato per chi lo ha conosciuto, anche per chi lo sta imparando a conoscere in questi anni in cui è stato, come dire, anche in qualche maniera posto al giudizio dell'opinione pubblica. Ecco, come si traducono, allora io le vorrei chiedere, dottor Lariccia, nella vita di ogni giorno, nella vita di chi si assume quotidianamente anche delle responsabilità, di chi affronta un martirio, una testimonianza, ecco, queste parole di Don Andrea. Sì, vorrei ricordare che Don Andrea era una persona che aveva una profonda vita interiore e pretendeva, chiedeva questa vita interiore alle persone a lui più vicine, ma anche a quelle più lontane. Però chiaramente con quelle più vicine era la richiesta era più efficace, più concreta. E questa vita interiore si manifestava proprio in quello che lei ha detto, citando il passo, la citazione di Don Andrea. Don Andrea è una persona che era molto obbediente, non si ribellava e accettava la realtà così com'era e nello stesso tempo non faceva nulla e non lasciava nulla di intentato. Ricordo per esempio che lui mi disse una volta il cristianesimo è una scienza esatta, chiaramente in senso figurato. Voleva dirmi che alla fine tutto quanto tornava, tutto quanto torna nella vita, per cui seminare anche laddove non ci siano dei risultati immediati, significa che un giorno, secondo la volontà di Dio, quel seme porterà frutto. Posso pensare a alcuni esempi, se lei immagina, forse nessuno avrebbe immaginato fino agli anni 2000, ma anche fino a quando è morto Don Andrea, al 2005, che il Papa potesse andare in Turchia. La Turchia era una terra abbastanza dimenticata, era una missione, diciamo, di secondo piano rispetto alla Terra Santa. Don Andrea invece ne parlava come seconda Terra Santa, la terra in cui il cristianesimo ha avuto per primo la sua fioritura. Ecco, la morte di Don Andrea ha portato alla luce un suo desiderio. Lui aveva scritto al Papa poco prima di morire, invitandolo a visitare la Turchia. Questa visita si è realizzata qualche tempo dopo la sua morte, forse un paio d'anni. Ecco, questo per dire che Don Andrea accettava la realtà così com'era, ma nello stesso tempo seminava per il futuro, seminava credendo che questo seme non era lasciato sprecato. In questo lui riteneva che il cristianesimo fosse una scienza esatta, nel senso che alla fine tutto quanto torna. Questa è la personale testimonianza che io ho raccolto e che mi guida anche in tante cose della vita, anche se non tornano i risultati immediati, anche se ci sono persecuzioni, anche se ci sono possibilità di martirio, avere la consapevolezza che alla fine tutto quanto rientra in un grande disegno che alla fine si compie. E così è stato. Se posso permettermi di aggiungere, il giorno della morte. Nel giorno della morte di Don Andrea, noi tutti che eravamo più vicini a lui abbiamo avuto l'impressione, o perlomeno parlo per me, l'impressione che non fosse un'interruzione brusca di una missione che lasciava quindi un obiettivo incompiuto, ma anzi che l'obiettivo fosse proprio quello. Certamente non era l'obiettivo di Don Andrea quello di andare a morire, come non è di nessun Certo. martire. Però in quel giorno si compiva un disegno, si mettevano a posto tutte le tessere di un mosaico, di una vita che andava a ricomporsi secondo un disegno armonico, unitario, bello anche. Quindi non c'era, insieme alla tristezza e al dolore, c'era anche la gioia per un compimento. Dottor Lariccia, prima di lasciarci, ecco, sappiamo che Don Andrea è ritornato a casa per certi versi, perché da pochi mesi le sue spoglie mortali riposano nella parrocchia che è stata casa sua per tanto tempo. Quindi è una, come dire, un'immediatezza che si fa ancora più vicina, potremmo dire, quasi tangibile. Quello che le vorrei chiedere, ecco, qual è l'eredità che ha lasciato Don Andrea Santoro a chi lo ha conosciuto, a chi ha visto vizi e difetti anche di questo uomo, perché Don Andrea è stato un uomo con, dicevamo, anche questo carattere molto bello, molto particolare. A chi è cresciuto con i suoi insegnamenti?
Cosa lascia? Lascia, oltre a quello che ho detto prima, lascia l'idea che il martirio è vicino, che non solo che c'è un martirio di tutti i giorni. In questo Andrea era anche molto vicino a quel brano, quell'intervista a Papa Benedetto XVI, in cui dice la Chiesa sarà progressivamente una Chiesa sempre più piccola, fatta di piccole comunità. Ecco, l'idea che bisogna ricominciare a seminare. Don Andrea è stato un seminatore dal primo all'ultimo giorno e la sua vita è un seme, è stato un seme. Come tutti i martiri, il seme, finché il seme non muore, non porta frutto. Questa è la grande eredità che io raccolgo. C'è bisogno di seminare fino in fondo. C'è anche il rischio, c'è anche in realtà più che un rischio, ormai è anche un po' è un'attualità, è una cosa che constatiamo anche visibilmente tutti i giorni. C'è bisogno di piccole luci che rimangono accese. Don Andrea era andato in Turchia per tenere accesa la piccola fiammella della fede in un posto in cui la fede si era spenta e la brace ardeva sotto la cenere, diceva lui. Ecco, probabilmente è venuto questo tempo è venuto anche per la nostra civiltà occidentale, anche per noi e per la vita di tutti i giorni. C'è bisogno di tenere accesa una piccola fiammella di fede, anche fosse una sola, e l'importante è che rimanga accesa quella brace per cui possa in futuro riattecchire quel fuoco che c'era una volta, senza scoraggiarsi. Dottor Lariccia, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi, per questa Grazie. testimonianza di chi ha conosciuto questo grande uomo che oggi abbiamo voluto ricordare, ricordando tanti altri grandi uomini e donne che hanno perso la vita per il Vangelo. Di me sarete testimoni. Ecco, se potessimo chiudere con una frase la nostra intervista, utilizzeremmo, credo, proprio lo slogan della giornata che oggi vogliamo celebrare. Grazie di cuore, dottor Lariccia. Grazie a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. E ora ci fermiamo per la pubblicità e pochi istanti di pausa e poi ancora in diretta.